Allora, vediamo quello che è successo sul terreno di gioco. Naturalmente l'imperativo del Pescara è vincere per migliorare la posizione nella griglia playoff. De Rizzo squalificato, out Zappella, Zauri cambia e passa la difesa a tre davanti a Sorrentino, Gherardi con Drudi e Ingrosso, sulle fasce Cancellotti, l'ex Frascatore, a metà campo il tandem Pontisso Pompetti, davanti Clemenza e Dursi a supporto di Ferrari. Altro ex, 13 gol nella stagione 2019 2017-2018, Pistoiese quintultima, 4 punti della salvezza diretta. Pesante l'assenza di Vano, causa squalifica, 11 centri in campionato, rimpiazzato nel 3-5-2 di partenza da Alessio Di Massimo, abruzzese di Torano, è stato anche di proprietà del Delfino per un anno, poi ceduto alla San Benedettese. A suo fianco l'ex Bocic, che sarà il migliore della squadra di Marco Alessandrini. Subito le prime schermaglie, naturalmente il Pescara che tra l'altro c'è da dire soffre nel primo tempo, soprattutto l'aggressività, la velocità degli avanti della formazione di casa. Qui al tiro Alessio Di Massimo blocca, centralmente il pallone Sorrentino senza difficoltà. 15esimo minuto, calcio di punizione, la palla termina in rete, buca la barriera, ma l'arbitro, il signor Davide Arace di Lugo di Romagna, comanda il calcio di punizione. Un fallo probabilmente di Folprecht, giocatore ceco ai danni di Pompetti, nessuno in realtà protesta. Andiamo a rivedere. Il pallone buca la barriera, colpisce il palo e poi la sfera termina alle spalle di Sorrentino. Tutto fermo, calcio di punizione per il Pescara. Pescara che continua a soffrire, soprattutto l'aggressività, la velocità di Bocic. Qui rischia tantissimo Drudi. E c'è anche un faccia a faccia tra i due ex compagni di squadra. Bocic, che è stato ceduto, girato in prestito a gennaio alla formazione toscana, formazione arancione toscana. 3 gol e un assist in questo giro di ritorno. Sicuramente un ottimo momento per il Serbo, classe 2000, recupera palla il Pescara, si lamenta per un fallo non sanzionato un giocatore della Pistoiese, si lamenta nei confronti del direttore di gara e c'è il missile, terra aria di Eugenio Dursi. Che meraviglia, il quinto gol in campionato per Eugenio Dursi, secondo consecutivo. Sembra rinato il classe 95, tra poco lo rivedremo perché questa è una gemma, una perla, un gol pazzesco. Aveva già segnato gol del genere nel Bari lo scorso anno, ma anche nel Catanzaro. Insomma, torna quello che conoscevamo Dursi, quinto sigillo in campionato, 6 se consideriamo anche il gol in Coppa Italia lo scorso 15 settembre contro il Grosseto, 2-0 l'Adriatico Giovanni Cornacchia. Ma naturalmente la Pistoiese reagisce con Di Massimo, uno dei più pericolosi, con Bocic, la palla termina di un soffio al lato alla destra della porta, difesa da Sorrentino. Siamo al 30esimo minuto del corso del primo tempo, col Pescara in vantaggio per 1-0, calcio di punizione, c'è questa combinazione sulla fascia. Siamo al 38esimo, il cross di Mezzoni, il colpo di testa di Cancellotti, raccoglie il pallone Alessio Di Massimo, uno contro uno con Cancellotti, effettua il traversone, c'è la deviazione sfortunata di Drudi con la palla che termina in fondo al sacco. Nulla può Sorrentino, 38esimo minuto, 1-1 il pareggio della Pistoiese. Esulta Moretti, ma in realtà il tocco è stato di Drudi, tra l'altro Gherardi alza la gamba, c'è Moretti tra Gherardi e Drudi, e Drudi tocca il pallone di testa, pallone che si insacca imparabilmente alle spalle di Sorrentino. 1-1 al 38esimo minuto, autogol di Drudi, era già successo a Gubbio, sfortunato il difensore centrale del Pescara. 41esimo, attenzione, il Pescara di nuovo avanti con Pontisso, il suo destro che sorvola di pochissimo la traversa della porta, difesa da Seculin, classe 90, cresciuto nel giovanile della Fiorentina, qualche presenza in Serie A nel Chievo. Attenzione ora al Pescara con Clemenza, Caparbio, il suo cross, secondo palo, una sentenza, Ferrari 2-1 Pescara, 43esimo minuto nel corso del primo tempo e sono 17 in campionato per l'italo-argentino. Beh, insomma, ha fatto una grande giocata, dobbiamo dire, Luca Clemenza, che è stato tra i migliori, sembrava un pallone perso, in realtà è stato Caparbio, il numero 97 del Pescara, riuscito a trovare lo spazio per il cross. E poi guardate Ferrari che va ad anticipare sia Sottini che il portiere Seculin, in realtà in ritardo, forse si aspettava un fischio dell'arbitro, c'è stata qualche protesta da parte dei difensori della formazione toscana, ma il pallone non era affatto uscito. Dunque gol di Ferrari, 17esimo centro in campionato, l'esultanza
dei tifosi biancazzurri, 51esimo. Giannis prende il posto di Girardi, Giannis dunque al posto di Girardi. C'è questa azione del Pescara con Pontisso, la palla rimessa in mezzo, il colpo di testa di Clemenza e Giannis da centravanti di razza, 1-3 Pescara, il primo gol in maglia biancazzurra per il difensore argentino, classe 97, non segnava da quasi 2 anni e mezzo. Questo è il secondo centro tra i professionisti, la prima volta con l'Avellino il 20 ottobre del 2019, Avellino-Bari 2-2, l'Avellino che riuscì a riequilibrare le sorti del match con un gol proprio di Giannis contro il Bari di Vincenzo Vivarini, e questo davvero un gran gol, più che da difensore, dicevamo poc'anzi con Fabio Ferraresi, da centravanti di razza, si gira benissimo in diagonale, riesce a freddare il servo difensore della Pistoiese di Giannis, vale a dire Seculin. Le indicazioni di Zauri, siamo nel secondo tempo, 59esimo, partita in totale controllo del Pescara, esce fuori la qualità dei biancazzurri che non rischieranno altro, non rischieranno altre insidie, c'è questo tentativo in realtà di Massimo che viene chiuso da Cancellotti, l'arbitro poi assegna la rimessa dal fondo in favore del Pescara perché probabilmente l'ultimo tocco è stato proprio di Alessio Di Massimo. Rivediamo un po', ci sono due giocatori che vanno a chiudere su Di Massimo, Giannis, poi anche l'uscita di Sorrentino e l'arbitro è molto deciso, indica la rimessa dal fondo, quindi il pallone recuperato da Cernigoi che è entrato in corso d'opera al posto di Ferrari proprio nei minuti finali della contesa, il tentativo di Giambo, anch'egli è entrato in corso d'opera, e poi il cross, il colpo di testa di Frascatore e quello di Rauti, è entrato anch'egli nei minuti finali della partita. Il Pescara dunque sfiora il quarto gol con il colpo di testa di Rauti che alza la mira da posizione più che privilegiata, 92esimo, non si arrende la Pistoiese, c'è questo tentativo di Bocic, il migliore della formazione toscana, fa su il pallone senza problemi il servo difensore del Pescara Sorrentino, 92 minuti di gioco nel corso di questa partita, 1-3, 3-1 per il Pescara appunto allo stadio Melani di Pistoia, ed è finita, finisce proprio in questo momento. Il Pescara scavalca l'Entella, il Pescara è quarto in classifica, restano 90 minuti, si giocherà sabato 23 aprile, il Pescara ospiterà Limolese, 2 vittorie in altrettante partite per la nuova gestione affidata a Luciano Zauri.